Giochi Matematici 2016 è una competizione di che livello e quanti studenti stanno partecipando? Allora, la competizione è a livello di scuola elementare, esattamente coinvolge le quarte e le quinte elementari, le classi quarte e quinte elementari, di cui abbiamo i plessi di Butera e anche quelli di Licata. Siamo alla nona edizione esattamente. Quanti bambini stanno partecipando? Abbiamo circa 300 bambini. E il livello? Il livello abbastanza buono. La difficoltà? Difficoltà abbiamo sui test di quinta, abbiamo inserito due quesiti di scuola media, invece su quelli di quarta abbiamo messo due quesiti di quinta, in modo da fare differenza. Qual è l'importanza della matematica e lo sviluppo delle competenze in matematica a quest'età? Noi del Google Developer Group e del Corridoio Giugela battiamo molto sul pensiero computazionale, ovvero su quella capacità di saper dividere i problemi come se fossero un algoritmo. Gli algoritmi sono essenziali sia per risolvere i problemi che siano essi matematici o informatici, e questo poi si riflette nella vita. È proprio questo che poi si parla di coding, quindi fare del codice informatico, e si impara appunto il pensiero computazionale, che sia esso quindi matematica o coding, il risultato è uguale, e per questo siamo qua a supportare questa tipologia di eventi. Per comprendere bene questi concetti bisogna per forza andare bene in matematica? No, non è detto, perché matematica e logica sono due cose sì collegate, ma non per forza propedeutiche l'uno con l'altro, ecco. Quindi è possibile che anche un bambino che abbia dei voti altissimi nelle materie umanistiche possa invece rivelare un talento nell'informatica? Esatto, tra l'altro i bambini di oggi sono i cosiddetti nativi digitali, cioè sono già nati con delle logiche intrinseche delle tecnologie, che cosa che noi più grandetti no, non abbiamo.